by Studio One. Buonasera, ben trovati anche a questo 12° appuntamento di One Night su Telesetara in compagnia di DJ Shots. Quest'oggi tornerà insieme a noi Mauro Cannone, finalmente uno dei disc jockey più quotati in Sardegna, rientra a far parte del nostro staff, avrà il suo spazio, lo spazio mixato che durerà intorno ai 7 minuti circa. Ovviamente gli appuntamenti fissi sono col sottoscritto e la classifica della musica dance, lo spazio trend curate da parte di DJ Gas e Diego Durzu, e poi avremo come al solito alla fine lo spazio dei DN con la musica hip hop, rap e funky, e poi alla fine, proprio in chiusura del programma, ci sarà un'intervista quest'oggi dedicata a una persona comunissima. Quindi rimanete con noi, quest'oggi il servizio sarà dedicato alla serata del K2, la serata che va dalle 19 in poi. E cosa possiamo dirvi? Che dopo l'ultima puntata i nostri telespettatori sono aumentati tantissimo, abbiamo incrementato tantissimo il nostro numero di telespettatori, grazie anche al fatto di Ambra, che ha attirato veramente tantissimo l'attenzione. Quest'oggi infatti trasmetteremo in mezzo al pubblico foltissimo che vedrete, appunto, che vedete intorno a me. Ciao, primo servizio di quest'oggi. Don't let me try to take anything away from you. Just try to hurt me, just try to wrong me. Then just got to wish you never talk, 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 none. Talk, 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 none. Just to see me up. Talk, 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 none. Won't you say this? Talk. Sabato 8 aprile 1995, anche questa sera siamo al K2. Iniziamo subito la prima intervista con l'organizzatore della serata dei ragazzini. Come ti chiami? Allora, mi chiamo... Si chiama Federico, noi siamo amici di vecchia data. Allora Federico, vediamo che il K2 sta funzionando bene. Cosa avete organizzato per stasera? Allora, stasera abbiamo organizzato la festa del Dettori. Del Dettori? No, non è il Dettori. A noi risulta che oggi c'è Miss Alberti. Fa la persona seria, okay, dai. Facciamo la persona seria, vabbè. No, abbiamo organizzato la festa dell'Alberti. Quindi abbiamo... Insomma, per cambiare un po', per non fare sempre le solite serate. Per vedere un po' più di gente scatenata, dai. Ascolta, fino a quando pensate che proseguono le serate? Fino a maggio, giugno? No, l'anno scorso l'ultima serata è stata il 15 luglio. Quindi vediamo. Funziona bene comunque. Vediamo che quest'anno di arrivare al 15 anche oltre. Quax, che musica metti qua e come funziona? Allora, funziona a corrente come tutte le discoteche e mettiamo commerciale. La gente si diverte perché hanno preso questa tendenza della commerciale. Se metti un pochettino di underground, ai, ai, ai! Ascolta, questa Studio One, quella che stiamo sentendo, Zombie, è la numero uno. Tu come la metteresti nella tua classifica personale di disc jockey? Allora, Zombie è una bellissima canzone. Facciamo un salutone a One Night. One Night, da giovedì alla domenica, con un sacco di repliche, guardatela. E guardate anche Gennaro Longobardi, che è troppo figo, dai. K2 perché questa sera? Oh, così, per provare. Cioè, vengo sempre, però il sabato sera, però così. Come serata, un voto da 1 a 10, come va? Guarda, sono qua con il mio migliore amico Pumper.
8. Ciao ragazza, come funziona stasera? Bene? Funziona sempre bene? Sì, mi piace molto il K2 il sabato pomeriggio? Sì. Un aggettivo per One Night, guardate One Night. Bellissimo! Ti è piaciuta Ambra? No! No, ma Ambra di One Night ti è piaciuta? No! Bellissimo! Come ti chiami? Fai un saluto! Simona! Come mai K2 stasera? Io sono organizzatore al K2. Ah, per quello. La musica è valida, sentiamo che è commerciale, la gente l'apprezza. Ma se viene una ragazza e ti appiccica un topo del naso alla camicia, tu che cosa fai? Beh, non lo so, non mi è mai capitato. E se una ragazza si avvicina e ti fa un routine all'orecchio, che cosa fai? Beh, rispondo. Baby, dove flamenco move my feet. The beat of a flamenco move my nuovamente nei nostri studi qui su One Night. Siamo arrivati allo spazio delle telefonate della settimana, lo spazio delle lettere. Vi ricordiamo che per telefonarci basta comporre il numero che vedete qui in sovraimpressione, ovvero 860-2537. Se volete fare un saluto, se volete fare un qualsiasi cosa, un augurio, potete farlo. Potete anche scriverci a One Night presso Hotel Setar, via Leonardo da Vinci 13 Quartus Sant'Elena, nel CAP 09045. Questa settimana ci scrive Pippi di Sinna, i Lori di Cagliari, e un buon compleanno a Davide per i suoi 19 anni. Ovviamente ci uniamo noi di tutto lo staff di One Night insieme a Francesca, che appunto ti manda gli auguroni per i tuoi 19 anni. Questa settimana si è concluso, diciamo la settimana scorsa si è concluso il SIB di Rimini, che si teneva appunto dal 26 al 29 marzo, e siamo riusciti insomma a fotografare qualcuno dei personaggi di punta che abbiamo incontrato proprio lì. Alle nostre spalle abbiamo Talisa e invece qui abbiamo, non so se vedete, Ramirez cosa sta facendo. Qui ha avuto problemi perché la mattina non è riuscito a farsi il bidet, anche perché evidentemente anche lì hanno gli stessi nostri problemi, che manca l'acqua. Altra cosa da ricordarvi, mi raccomando, scrivete sempre per lo Yo Check It Out Fan Club, in collaborazione anche con altre radio. Stiamo praticamente lanciando questa iniziativa. Ci è arrivata anche una lettera questa settimana, non vi possiamo dire da dove, perché questi ragazzi sono voluti rimanere anonimi. Comunque sono Annibale, Efisio e Gavino, scrivono che vogliono assolutamente entrare nel nostro Yes Check It Out Fan Club. Gli piace tantissimo la musica che mettono i DN, gli piace la musica virtuale, gli piace un po' tutta la musica. Ovviamente per scrivere l'indirizzo è sempre lo stesso, sempre il medesimo. Poi altra cosa da ricordarvi, questa settimana vi volevamo segnalare un giornale che sta andando molto forte. Si chiama Free Time, è un giornale che appunto parla di discoteche, hobby, moda, natura, foto, curiosità e tutto ciò che fa tendenza. Questo giornale, tra l'altro, tra non molto dovremmo iniziare anche noi una nostra collaborazione. Sia Studio One sia che il sottoscritto dovrebbe scrivere un articolo. Questo è il numero che è uscito nel mese di aprile, adesso sta per uscire tra non molto anche il numero di maggio, che poi comunque vi presenteremo qui in anteprima. Detto questo, per il momento è tutto, è altro servizio e poi ci rivediamo qui per la classifica. Non quiero esperar, necesito soñar. Non quiero esperar, que me duele saber que la vida me escapa así de las manos. Non quiero esperar, que es hora de regresar. Ven aquí, que estoy esperando una vida contigo. Yo te quiero. Immagine del K2, penso che sia una ragazza immagine perché sei molto carina. No. Come mai hai scelto K2 stasera? Perché mi piace. Cosa ti piace? L'ambiente, la musica? Tutto.
l'odore dell'ascella che si sente da tutte le parti. No, quello no. Che radio ascolti? Radio Sintoni. Ma tu devi dire Studio One. Vabbè, Studio One. Fai un salutone a qualcuno, alla mamma, a qualcuno, dai. A mia mamma, ciao. È troppo bravo come DJ, simpaticissimo. Ma non è che avete, non è che avete fatto le zozzerie? Come? Non è che avete fatto le zozzerie? No, di questo no. Ascolta, ma dicono che il viola porta sfiga, come mai sei vestita di viola? Così. Saluta qualcuno. Sì, saluto a tutti i miei amici e in particolare a DJ Gas. Un aggettivo per DJ Gas? Cosa? Un aggettivo per DJ Gas. Sei stupendo. Vai, scatenati al massimo. Ascolta, fermati un secondo, sembra che hai le pile alcaline a lunga durata. Ascolta, ma se, qui è pieno di ragazzi, c'è qualche ragazzo che ti piace? Sì. Ascolta, come lo conquisti tu un ragazzo? Come gli fai capire che ti piace? È finita così, girati un attimo. Questo tempo fa era un taglio che usavo anch'io. Ti piace vestirti così? Molto. Fai molta tendenza e si nota anche da lontano. Un salutone per One Night a chi vuoi? A tutti e quanti. Questa bombetta non ti sei messo un turbante? Beh, è più bello questo. Ascolta, tu pensi di essere più bella con o senza il cappellino? Ascolta, una domanda che molta gente non ci ha voluto rispondere. Se ti piace un ragazzo, qui ce ne sono tanti ragazzi, ci sarà qualcuno che ti piace, giusto? Come fai a conquistarlo? Come glielo fai capire che ti piace? Beh, dallo sguardo. E poi lo sguardo, come lo fai vedere? Poi lo sguardo. No, fallo lì. Questo è uno sguardo per come conquistare i ragazzi. Ragazzi, mi raccomando, imparate. Ciao, io sono la mano dello zio Fester. Ciao, io sono Diego D'Urzu. Peace! Ciao, io sono DJ Gas col pisello fuori. Adesso c'è il nostro spazio, lo spazio trend. Ciao! 3, 2, 1. Un ben ritrovati pure quest'oggi allo spazio trend all'interno di One Night. Come ben potete vedere, oggi abbiamo il DJ Gas. L'abbiamo messo in castigo oggi. Siamo qua, siamo nella scatola magica. Il cattivello hai fatto il cattivello e oggi presentiamo noi, ovvero Diego D'Urzu, Peace, in compagnia posso di fare peace? Posso fare peace, come lo fai puoi tu? Puoi fare, va bene, dai, te la diamo vinta. Allora, come potete vedere oggi abbiamo un ospite, bene, Matteo Girometti. Ciao a tutti gli telespettatori di One Night e anche io come il mio amico Diego. Peace. Allora, andiamo a sentire il primo brano di oggi. Un brano che il genere è la progressive, come i quattro brani che vi presenterò oggi, tranne il quinto che sarà una sorpresa. Loro sono i Flight Enter con etichetta dei Vangel e il titolo è Tricot. Ebbene, sotto le note dei Flight Enter andiamo avanti con il prossimo brano presentato, facciamo vedere l'etichetta Matteo. Ecco, loro sono i Quietman e il titolo è Tranquil su etichetta Platin Record.
bellissimi suoni che si intrecciano, e loro erano i Jetman. Andiamo avanti con il prossimo brano, e loro sono gli Havana, e il titolo è Discover su etichetta Limbo Records. Benissimo, andiamo avanti col prossimo brano. Come ben vi ho detto, i primi quattro brani sono veramente dedicati alla progressive. Questo brano sono il 909, sì, sono il 909, vero? Esatto, sono il 909. Il titolo è Perversion, immaginate un po' la perversione di questo brano, è su etichetta Black Sound. Volevo parlare tu. Volevo parlare. Veramente l'incastigo. Cosa facciamo? Va bene, dai. Comunque DJ Gas è sempre qua, nella scatola magica. Sì, anche se oggi non l'abbiamo calcolato, mischinetto, è vero, no, ha ragione. Non è vero, anzi mi sono fatto anche due passaggi così giusto per fare una ripassatina. Va bene. Dunque, siamo arrivati al termine di questa puntata pure oggi. Come vi avevo ben detto, al quinto brano andiamo fuori dalla progressive e ritorniamo un attimino sui suoni chiamati underground, sperimentali, un po' tendenzialmente sul garage. E diciamo che questo ultimo brano lo presenta il nostro sponsor ufficiale, che è Furious Fish. Città Mercato Santa Gilla, Città Mercato Marconi, località Pirri. Ecco, bisogna andare per tutti gli amanti, bisogna andare per poter vedere, perché ricordo che questo genere di musica, soprattutto questa di tendenza progressive, trend, underground, la potete trovare solo da loro. Bene, adesso banda alle ciance, chiudiamo con questo brano e vi mandiamo i più grandi auguri di Pasqua, dato che ci sta avvicinando la Pasqua, perché noi siamo buoni anche se non si vede. Anche da parte di Matteo Girometti, mi auguro, sì. Certo, anche da parte anche di tutti i DJ di Studio One, comunque. Tutti i DJ. Parla di auguri di Pasqua. Dunque, l'ultimo brano di oggi sono gli Offside. L'etichetta è della Tribal, la famosa etichetta che fa dischi underground. Il titolo è Doda Sao. Ciao, peace. Ciao. Allora, eccoci qua nuovamente nello spazio della classifica, sempre con DJ Chioza. Adesso seguiremo cosa è successo questa settimana, come 10 singoli più ballati, i più richiesti a Studio One. In attesa anche per quest'estate stanno per uscire il nuovo singolo di Indiana, formazione da tenere d'occhio, con il nuovo singolo si chiama Angel. Molto bello sembra anche il nuovo singolo di Two Colors, che promette molto bene. In arrivo anche remix per ciò che riguarda General Bass con ICU, e remix anche per Shalima con Don't Let Me Go. Arrivano anche tra non molto il nuovo singolo di Network e Two Brothers on the Fourth Floor, quelli che arrivano dal Berge, due fratelli del
quarto piano, fourth floor. Benissimo, allora iniziamo subito con la classifica. Direi che abbiamo già rubato un po' troppo spazio agli altri, anche perché poi dicono par condicio, mi sembra giusto così. Allora, vediamo copertina diversa, ma disco vecchio, perdono una posizione nonostante la rigenerazione fatta da Alex Party, Typical featuring Josh. Questa appunto è la versione remix curata da Alex Party, UMM. Mentre della settimana, ve lo ricordate, questo è stato anche il nostro disco lancio. La copertina è una copertina muscolosissima, coloratissima. Si balla così perché porta il titolo di Quiero Volare. Quest'oggi sono al numero 9. Quiero volar por cielo y mar. Quiero que el viento del amor te haga vibrar para llegar. Eccoci qua, ahimè, Africa Bambaataa perdono ben 5 posizioni. È comunque il disco che rimane il nostro disco simpatia. È uno di quei dischi che quando uno lo balla ride. Quelli sono veramente i dischi che funzionano molto bene. Quest'oggi è il numero 8 con Feel the Vibe. Anche se Africa Bambaataa perde 5 posizioni, a noi ci fa molto contento il fatto che Scatman ne ha guadagnata una di quelle canzoni sempre molto allegre. Il pezzo è appunto, si intitola Scatman, lui è John Scatman e si balla con questo moscone che vi gira dentro la bocca, lo vedete dietro le mie spalle. Numero 7 questa settimana, più uno per lui. I'm a Scatman. Yum da rum da, skibbi dibbi dibbi yum da rum da, yum da rum da, skibbi dibbi dibbi yum da rum da, yum da rum da, skibbi dibbi dibbi yum da rum da. Where's the scat man? Allora stiamo per concludere qui la nostra prima parte della classifica, quella che va dalla numero 10 alla numero 6. Troviamo quest'oggi alla numero 6 in discesa Talisa con Let Me Be. Qui dentro tutti parlano di te. Quante calorie bruci qua al K2 il sabato? 5.000 circa. Ma quando mi va bene. Ma cosa mangiavi da piccola per avere tutta questa energia? Tortellini alla panna. Quanti anni hai? 16. 16 anni, ti piace qua il K2? Altro che. Hai molti ragazzi che ti vanno dietro? Beh, insomma. Ce l'hai il ragazzo? No. Ma qui al K2 tutto sommato si cuca bene? Sì, sì. Cuca bene, quindi venite. L'ho fatto scientificamente. Fai un solettone al tuo ragazzo più bello del K2. Un nome no. Bello del K2. Non c'è nessuno, boh. Non c'è nessuno bello. Non c'è nessuno bello. In particolare no. Stefania, come mai sei rivolta verso, praticamente l'ingresso non sei rivolta verso il DJ o verso la pista? Niente, perché mi piace vedere la gente che arriva. Ah, così? Sì. Una domanda indiscreta, usi bigodini o sono i tuoi capelli naturali questi? Sono naturali. Il colore è naturale come il mio? Sì, sì. Il mio è naturale? Lo guardi One Night? Sì. Ti è piaciuta Ambra questa settimana? Sì, moltissimo. Un saluto a One Night, a chi vuoi? Ciao a tutti, saluto a tutti. A tutti quanti? Sì. Fai così? Ciao. Ti vesti sempre così o ti vesti così solo in occasione per andare in discoteca? Sì, solo in occasione per andare in discoteca.
Vai solo al K2 o frequenti anche qualche altra discoteca? Anche altre discoteche, il Kilton, l'Euro. E poi a Bagliachia con mia sorella. Bagliachia non è ancora il momento, sarà per quest'estate. Vabbè, per quest'estate. Quanti anni hai? Io 14. 14 anni e vai già in tutte queste discoteche. La mamma non ti dice niente che torni, no, così tardi. No, anche mia madre va. 100 kg e non sentirli. Un'intervista in due. 100 kg e non sentirli. Questo è il fratello del DJ di Quax. Sì. Tra l'altro è concorrente. Lui lavora in una radio, puoi dirla. Studio Live, una radio povera. È una radio francescana. Fai un salutone, che questo è ubriaco. Fiocato. Io voglio salutare tutti i radioascoltatori e tutti i parenti di Cioz. Volevo mandare un appello ai parenti. Non prendetevela se è diventato così. Ah, venite qui al K2 per ballare o per fare queste cose che abbiamo visto prima? In genere per ballare. Però se capita. Ah. Ma vi siete conosciuti stasera? Alla mia ragazza. Siete insieme già da molto? Un mese. Un mese sono insieme, facciamo gli auguroni che prosegua fino a fra 100 anni. Allora abbiamo Woman in Red e Man in Red. Chi ti chiami? Andrea. E Kelly Lee Brook, che si chiama? Manuela. Manuela, siete qua nella zona Cuco perché? Perché siete nell'angolino della zona Cuco? Per caso, stavamo girando. Stavate facendo qualcosa? No, sì. Allora facciamo il gioco che fanno alla Rai. Quanto calza questa ragazza? Adesso gli sfidiamo. No, dai, la scolta puzza. No, non è. Quanto puzza la tua scarpa? Non puzza. Quanto calzi? 38. Quindi è una puzza mediocre, 38. Se avessi 40 puzzava ancora di più. Come ti chiami? Daniela. Ti posso abbracciare? Sì. Dai, così mi fai contento. Qui nessuno si fa abbracciare da me. Io ci tento con qualche ragazzo, ma loro mi guardano male. Come ti chiami? Mi hai detto Daniela? Sì. Daniela, come mai al K2? Perché mi piace. Ma tu piaci tanto ai ragazzi, ne hai qui circa 50 intorno, come mai? Sei nata così oppure passi un'ora allo specchio per diventare così? No, sono nata così. Sei nata così bella, come si sente una ragazza essere così bella? Normale. Qui a One Night, seconda parte della classifica. Adesso i 5 dischi più caldi, quelli che vanno appunto dalla posizione numero 5 alla numero 1. Quest'oggi ci sarà anche nuova numero 1. E poi vi faremo vedere qual è stato il disco lancio della settimana su Studio One. Quest'oggi mi sono vestito così, bianco, casto, puro, immacolato e vergine. Così almeno non potranno dire tutti i colori, perché dopo la settimana scorsa ce ne hanno detto veramente tantissime, di cotte e di crude. Comunque iniziamo subito con la classifica. Troviamo al numero 5 più una posizione per lei, Corona con Baby Baby. Questo è il ballo di Scooter, si chiama Move Your Ass, tradotto letteralmente vuol dire muovi il tuo culo come stiamo facendo noi, e si trova la posizione numero 4. Move your ass. Move your ass. Rave us unite. Maximum respect to the whole European posse. Make some noise. 1, 2, 3, prime tre posizioni della classifica, veramente i pezzi riempipista. Guadagna ben 4 posizioni e sale direttamente allo spazio riempipista Clubhouse con Our Land. Oh,
puntata di quest'oggi perde la vetta della nostra classifica, la nostra hit in pillole, Adam featuring Amy con la cover irlandese di Cranberries. Andiamo ad ascoltare Zombie e vi faremo vedere anche qual è il tipo di ballo da usare per questa canzone. Troviamo la nuova numero uno e sarà il ballo sexy dell'estate, perché si balla solo con la bocca, così praticamente si volerà così, è molto semplice. Comunque nuova numero uno è il pezzo più bello del momento, sicuramente si chiamano La Bush e questa è Be My Lover. Ci siamo? Vai. Allora ragazzi, ci siamo, abbiamo scoperto tutte le prime 10 posizioni della nostra classifica. Adesso scendiamo lì da voi, vediamo, no, mi metto così. Questo si vede meglio? Sì, allora scendiamo un pochino. Opa. Allora, la spaccata che piace un sacco di gente. Io nel frattempo mi molleggio un po', mi tengo in allenamento. Cosa è successo questa settimana? L'abbiamo già visto, quindi è inutile che ve lo ripeto. Abbiamo avuto solo la nuova numero 1, che quella è la cosa più importante, il clou della nostra classifica. Numero 1 abbiamo trovato la Bush con Be My Lover. Comunque vi segnaliamo anche altri dischi da ascoltare, da comprare. Insomma, Perfect Beat, ovvero una cover di It's a Perfect Beat Boy di Bronski Beat, rifatta dalla Wicked and Wild. E poi da segnalarvi anche il remix di Indiana con All I Need Is Love. Disco lancio comunque di questa settimana è un disco che fa un po' tendenza, è musica virtuale, è una canzone che abbiamo sentito anche in una pubblicità, non possiamo dirvi quale, comunque una pubblicità di jeans. Loro si chiamano Biosfere, la canzone del preservativo, se vedete la pubblicità poi capirete perché sto dicendo questo. E si intitola Novelty Waves. E l'hai portata? Ce l'ho qua. Che figa! Dal vaso che tenete in casa sopra l'ingresso, vero? No. Da dove l'hai rubato? Me l'ha fatto mia madre. E anziché metterlo nel vaso delle piante, la non lo sono messa in testa. Quindi fai tendenza qua al K2. No. Cos'è per te la tendenza? Boh. Beh, l'abbiamo qui con noi un DJ di Studio One. Anche questa volta abbiamo fatto vedere quindi che Studio One è presente dappertutto. Abbiamo con noi Simon Luca. Ciao, ciao a tutti. Ascolta, ma che musica fate? Questi rumori di tubi di scappamento che cosa sono? In questa sala facciamo maggiormente la musica underground e virtuale. Ma questo sembra un rumore di una lavatrice guasta. Più o meno è quello, gli assomiglia parecchio. Chi sono i DJ qua dentro? Sono due ragazzi, uno si chiama Marco e l'altro Giancarlo. Però il migliore chi è? Simon Luca. Non lo so, questo non lo so. Questo lo diciamo noi di Studio One che lo conosciamo benissimo. Sì. Allora facciamo un salutino, dai. Dai, ciao a tutti gli amici di Studio One. A tutti quelli che mi hanno potuto conoscere solo oggi, perché mi sentivano solo
tramite cassetta, diciamo, tramite nastro in radio. Sarei ospite anche di One Night. Ciao, grazie. Ciao, studio. E Studio One è veramente dappertutto. L'unica ragazza di giochi della Sardegna, Kika Terremoto di Studio One. Ciao Kika. Ok ragazzi, posso dirvi solo una cosa in questo momento? Underground. Ascolta. Ok, un saluto da Kika Terremoto, naturalmente, a tutti gli amici di One Night. Continuate a seguirla. Questo è un ragazzo un po' strano, state attenti quando lo incontrate nelle discoteche, è un pericolo veramente. Ciao! Marco! Fai solo questo genere oppure fai anche commerciale? Esclusivamente underground! Esclusivamente underground, ti piace tantissimo quindi? Sì, grande! È un genere che comunque qua in Sardegna vediamo che non aggrappa molto, secondo te da cosa è dovuto? Dal fatto che prima di tutto non arrivano dischi! Qui prima di arrivare un disco ormai a Rimini è già andato da un po'. Insomma, c'è poca scelta musicale secondo te? Sì, bisogna trovare qualcuno che vada a prendere i dischi e portarli qua. Allora, un'intervista al barman che quest'oggi è stato gentilissimo, ci ha offerto un bicchiere, d'acqua, un bicchiere di file verru, non è acqua. È vero, è un distillato buonissimo qui. Come ti chiami? Ah, io Gigi. Gigi, hai detto che volevi fare un saluto particolare, vai al lampo. Ma io vorrei salutare la mamma. Perché lei, sai, la mamma è sempre... Perché fai mua? Perché la mia mamma, le voglio bene, no? Poi vorrei salutare la mia amica, ecco, Alessandro. Spero che veda questa trasmissione. Vorrei dirti, ti voglio bene, tornerò un giorno da te, al più presto. Yo check it out, come on. Avrete capito che magari ci sono i Diana adesso, invece no, come vedete già alle mie spalle, mentre io mi grato il mio capezzolino, c'è Mauro Cannone che si sta già scaldando i muscoli, le chiappe, le braccia per screcciare, per mixare, per fare scintille con i piatti. A voi il servizio. Ciao a tutti e benvenuti al primo spazio mixato in video. Yo, yeah, check it out. Peace.
Allora adesso c'è lo spazio di Anne, ovviamente abbiamo alle nostre spalle la prima fans che si è iscritta allo Yo Check It Out Fan Club, si chiama Graziella, ce l'abbiamo alle nostre spalle. Continua così Graziella, speriamo che il nostro club continui a crescere, grazie per la tua fotografia, speriamo di conoscerti anche di persona. Comunque adesso c'è il loro spazio, Hip Hop Funky Rap di Anne. Quando siamo sul palco per cantarvi una chanson, io sento sempre più forte il battito del vostro corazon. Vi viene la pelle d'oca, ma senti DJ Nike come ci gioca. Yo, check it out, rappresenta. Bentrovati anche questa settimana con l'appuntamento Black Rhythm. Sarà DJ Dream a presentarvi il primo pezzo di oggi. Yeah. Yo. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati One Night. Il primo brano di oggi si chiama LL Cool J. Lo conosciamo tutti quanti, naturalmente New York City. Yeah, check it out. Secondo pezzo di oggi, Checky, wow, yeah! Ninja Tune e l'album si intitola Ninja Cut, yeah! Brano di oggi, Brand Nubian, un brano molto calmo, ma per chi sa gustare veramente questa musica, this is the sound, yeah. Delivery is COD. Word is born upon his life. We got it going on tonight. Don't nobody wanna fight. They wanna see a tight show where some rubbers might go broke. Utilizing the effects of the smoke. Forecast to smash to make the blunt last. Fill it with hash to it past. Don't even ask in the flat. Put that ass in the grant. Flag is half mass. Blind bust the past. Made the ass. Quarto pezzo di oggi è una compilation, si chiama Kiki Foxy. Yeah, come dalla copertina potrete vedere, è molto semplice, ma il pezzo è veramente forte. Brooklyn Zone, yeah. I'm the one man on me, ace on. I never been tooken out. I keep MCs looking out. I drop signs like Crosby dropping babies. Enough to make the niggas go crazy. Energy building, taking all types of medicines. Your ass thought you were better than ace son. I keep planets in orbit while I be coming with deeper and more shit. Enough to make you break and shake your asses. I create rhyme good as a tasty cake makes. This style I mastered in. Niggas catching headaches. What? You need aspirin? The type of pain you couldn't even kill with my door. Fuck around, get sprayed with Lysol in your face like a can of mace, baby. Isn't burning what fucking hell you're learning? How? I don't even like your motherfucking profile. Give me my fucking shit. Wow, that's even heard. No one knows. You forget.
lot. Your ass don't wanna get shot. Ragazzi, questo è un disco very wonderful. Bellissima Records, bellissima anche la copertina, come potete notare. Words and Silence, check this out, yeah. Le son est là, présent. Il m'inspire, elle m'inspire, je ne sais. Rien ne boule dans le vide. Il déchire la nuit et s'empare de mon âme. Elle me tire d'une vie ô combien insipide. Masculin ou féminin, sa présence est un fait. Comment faire pour la privoiser? Yeah! Quinto, sesto pezzo di oggi. Lui è Shade Business, riportato nella copertina. Yeah, ciao, ci vediamo la prossima volta. Il pezzo è Back into the Rap. Yeah, check it out, yo. Yo, ciao, arrivederci. DM, Dream and Nike. Yo, check this out, check it out. Cause that's the channel I be watching. Niggas clocking, no time for stopping, so I keep rocking. Big up. Why do I need someone who loves me like I do? What can I do? Allora, ecco, come al solito, di consueto, l'ultimo spazio riservato all'intervista della settimana. Questa settimana non abbiamo preso un VIP, ma abbiamo preso come spunto proprio uno di voi, un ragazzo per la strada, un ragazzo qualsiasi. Siamo andati in via Garibaldi, che tra l'altro ormai è diventato un punto fisso di ritrovo per i giovani, e appunto abbiamo trovato qui un nostro amico, chiamiamolo così, un ragazzo in via Garibaldi che si chiama Antioco. Ciao Antioco. Allora, innanzitutto volevo sapere, Antioco, da te, questo look come lo definisci? Cioè, il nostro è un look tutto giusto, ovvero smanicato. Sì, tu cosa fai? Studi, lavori? Come no. Passi in genere le serate? Cioè, abbiamo un movimento a tranco dove andiamo la sera. Fai qualcosa del tuo look o magari ci dici la marca delle tue scarpe? Facci vedere un po' quali sono qual è il trend per i giovani attualmente, qual è la tendenza, che discoteche frequenti. Ma il nostro look sono le scarpe SPG, come dire, sono troppo. Ascolta, giusto. Ma che ti stai facendo lì in mano, che ti vedo due ore con questa cosa? Mi sto grammando una canna. No, grazie, io sono astemio, ormai ho smesso, diciamo che non ho mai iniziato, capito. E niente, vuoi fare, visto che ci sei, ti è piaciuta Ambra, vuoi fare un salutone a tutti quelli che ti guardano, a tutto One Night? Ciao raga, ci vediamo in Viaggiare su Muretto. Sei in Studio One, sì? No, non ti porta a nulla. Ok. Allora, ringraziamo Antioco, che è stato gentilissimo, appunto, gli abbiamo fatto queste quattro domande per sapere un po' come si svolge la vita dei ragazzi. Detto questo, ci vediamo ovviamente in radio domenica ore 15, ore 19:30 col sottoscritto, Super Sound, tutto ciò che riguarda la musica dance. Per ciò che riguarda invece One Night, vi ricordo gli appuntamenti: giovedì ore 20, venerdì ore 21:30, sabato alle 13:30 e alle 22:30, domenica alle 14:30 e alle 21. Ciao e come sempre, grazie di brutto, ciao. Yes.
Bounty, adesso stiamo prendendo appunto una panoramica di questa discoteca dove mi hanno anche spettinato, come sono messo bene. È andata molto bene, funziona molto bene nel nostro spazio, adesso andiamo al Charlie. Ci sei? Allora, adesso siamo entrati finalmente al Charlie, siamo già in orario di chiusura. Abbiamo qui con noi uno degli organizzatori più grandi della Sardegna, oltre che essere anche tra i più alti, Massimo Melis. Allora Massimo, qual è qui la tendenza e come mai va così forte il Charlie? Allora, non inquadrare la sala per via via. Vabbè, la sala è così vuota perché è tardi, ma tu non mi puoi arrivare così all'improvviso in discoteca senza che io sapessi niente. Io non mi, io mi occupo qui di dirigere gli organizzatori. Gli organizzatori sono dislocati, ne abbiamo uno in ogni scuola di Cagliari e oggi abbiamo la festa dell'occupazione. Ho capito. Per il futuro cosa stai organizzando a parte il Charlie? Per il futuro, no, a parte il Charlie, l'appuntamento di tutti i gusti vero e proprio è quello della domenica di Sumeriagu. Vi invitiamo domani. Verremo se non domani, comunque in un futuro, anche perché questa è una trasmissione televisiva fatta da Studio One, che prenderà il nome di One Night. Ho capito. Allora, per piacere, se puoi ricominciare da capo, perché vabbè, ormai è andato. Allora adesso stiamo andando dai DJ, Tardi. Vediamo cosa saremo in grado di fare. Quei piatti al Charlie c'è Marcellino Casu che seleziona le musiche. Ciao Marcellino. Ciao. Allora, come, che selezioni musicali mandi qua? Che genere di musica? Qual è la musica che va? Scusa se ti disturbo, ma un attimo. Un po' di tutto, va l'house, l'underground, l'hip hop, un po' di tutto diciamo. Revival anche. Questa è una festa, mi hanno detto Massimo Melis, dell'occupazione, vero? Sì. Va bene, buon lavoro, grazie.